silvestri, e sono sacerdote dal 60, sono stato ordinato nel 60 e sono stato parroco in diverse parti, ho fondato anche una parrocchia nuova a principio, ho fatto sempre il prete per vocazione, non per mestiere, non per soldi, ma proprio perché convinto. E appunto perché sento molto profondamente il problema della fede, a un certo punto, approfondendo lo studio delle Sacre Scritture, ho notato questa diversità, questa incoerenza della Chiesa cattolica, della Chiesa romana, diciamo, non diciamo cattolica, diciamo la Chiesa romana, perché la Chiesa di Gesù Cristo è cattolica per natura. E nessuna delle chiese si può definire cattolica, perché la Chiesa di per sé è cattolica. Diciamo la Chiesa romana. La Chiesa romana, ho visto che praticamente era molto incoerente. È stato sacerdote quindi da che anno? Dal 60. Fino al 93. Al 93 quindi... Ma io mi considero ancora sacerdote. No, non sì, sono. Senso, dal... Non è che sono stato sacerdote, io sono ancora dal sacerdote. Dal 93 lei non ha cessato. Dal 93 poi. Sacerdote cattolico. Io insomma, ecco, mi sono accorto delle incoerenze della Chiesa romana con le Sacre Scritture, e allora ho cominciato ad avere delle crisi. E perciò allora ho sentito il bisogno di approfondire ancora di più gli studi biblici, ho sentito il bisogno di consultarmi, oltre che pregare, riflettere, ma anche di consultarmi con persone incompetenti, ma non ho avuto delle risposte soddisfacenti. Sono spiegato, per cui la mia crisi aumentava sempre di più. Lei si è rivolto anche ad autorità in campo ecclesiastico? Anche alle autorità, anche a professori di esegesi bibliche, di spiritualità della Chiesa Cattolica, ho fatto delle consultazioni e quindi delle riflessioni profonde, ho pregato, ho pensato, ho riflettuto e dopo, alla fine, dopo aver completato i miei studi biblici, e allora sono venuto alla decisione che la Chiesa Cattolica non è proprio quella istituita da Gesù Cristo, perché ci sono stati degli snaturamenti. La Chiesa è stata snaturata, deformata. Sono spiegato? Perché? Perché gli uomini si accomodano tutto secondo il loro tornaconto. Gli uomini sono sempre assetati di potere, specialmente quando la Chiesa poi diventò numericamente, politicamente e economicamente potente, allora certamente il clero, la potenza clericale aumentò, si formò la casta clericale nella Chiesa, specialmente dopo Costantino e con Carlo Magno. Allora la casta clericale diventò potente praticamente da servi, i ministri della Chiesa da servi divennero padroni e quindi si accomodarono le cose secondo la loro convenienza, il loro tornaconto, secondo la loro sete di potere e quindi allora ecco che la Chiesa da comunità d'amore, come era al tempo degli Apostoli, divenne praticamente l'impero del clero, e specialmente dell'alto clero. E divenne la Chiesa si conformò al Sacro Romano Impero, e quindi perse l'amore come struttura, come sua natura, e divenne la Chiesa legalista, la Chiesa politica, la Chiesa stile imperiale, per cui praticamente perse la sua natura, la sua propria essenza. Proprio a livello strutturale, proprio si è modificata. E proprio perse completamente la sua identità, la sua struttura proprio essenziale.
Per quello non è più la Chiesa, è il Sacro Romano, io la chiamo il Sacro Romano Impero. Ma un pochino in tutte le altre chiese questo è avvenuto, non solo nella Chiesa Romana, anche nella Chiesa Ortodossa, nella Chiesa Anglicana. Cioè il clero è diventato il padrone della Chiesa, il padrone dei fedeli. I fedeli sono tenuti in minorità, loro sono coloro che praticamente sono resi la Chiesa. C'è questa stessa distinzione. Anche se teoricamente essi definiscono anche i fedeli Chiesa, ma in pratica la Chiesa sono loro. I fedeli sono soltanto i sudditi che devono obbedire e sono tenuti in stato di inferiorità, ci ho spiegato? E perciò ecco, ha perso importanza nella Chiesa clericale, ha perso importanza il battesimo. Perché ha perso importanza il battesimo? Perché il battesimo è la dignità, la vera dignità del cristiano. Col battesimo si nasce creature nuove, il battesimo di fede, certamente, il battesimo della fede del cuore, non il battesimo di tradizione, il battesimo fatto così, farsa. Quello, il battesimo di tradizione, senza fede propria, senza scelta propria, è una farsa di battesimo. Ma il battesimo ha perso tutta la sua importanza e il clero vuole tenerlo in questo stato di degradato praticamente. Perché? Per tenere i fedeli sotto di loro. Per dire noi siamo importanti, noi siamo le persone sacre. Noi siamo veramente i rappresentanti di Gesù Cristo, noi siamo Gesù Cristo, voi siete soltanto dei sudditi che devono obbedire a noi, invece il vero battesimo costituisce la vera dignità del cristiano, il battesimo la costituisce figlio di Dio, il battesimo ne fa un membro di Cristo, del corpo mistico di Cristo e quindi Cristo stesso. Il battesimo dà dignità al battezzato, ma questo certamente non fa comodo al clero. Se il clero vuole mantenersi superiore, vuole mantenersi, vuole coprirsi di ieraticità, di sacralità, di dignità, vuole stare sul piedistallo, sul trono, ha tutto l'interesse di screditare il battesimo, di mantenerlo, di dargli pochissima importanza per dare tutta la massima importanza all'altro sacramento, l'ordine che costituisce il clero sacro, il clero rappresentante di Dio, mi sono spiegato, e che ha tutto l'interesse di mantenere i fedeli in stato di minorità e di inferiorità, e quindi il battesimo per il clero deve perdere importanza, non deve avere importanza. Non appoggiano loro, perché se no il cristiano riprende coscienza della sua dignità e della sua importanza nella Chiesa. Sono spiegato? Certo. Riprende la coscienza di essere anche lui Chiesa. E quindi praticamente si abolisce la casta clericale, la casta di dignità, la casta di importanza, la casta da rispettare, da onorare, da venerare, mi sono spiegato? E allora ecco che il sacramento del battesimo deve rimanere così quasi nella misconoscenza, praticamente, mi sono spiegato? Ed ecco invece che nella primitiva Chiesa cristiana il battesimo aveva la massima importanza, che il battesimo costituiva il battezzato membro di Cristo, Gesù Cristo stesso, il membro del corpo mistico di Cristo. Ogni battezzato si sentiva la Chiesa, responsabile della Chiesa, parte della Chiesa. Sono spiegato, ogni battezzato si sentiva figlio di Dio. Ogni battezzato si sentiva sacro, persona sacra, consacrata a Gesù Cristo. Il battesimo era la consacrazione a Cristo, era il voto di voler vivere per Gesù Cristo, completamente votati e dedicati a Lui per la vita e per la morte. Il battesimo era la decisione di scegliere Cristo come Signore del proprio cuore e della propria vita.
Il battesimo era il matrimonio con Gesù Cristo. Il battesimo era il massimo sacramento. Invece adesso si parla mai del battesimo nelle chiese clericali? Ha perso la sua valenza originale. Si parla molto poco del battesimo, si parla soltanto così, di traverso, soltanto qualche volta di ricasco, ma il battesimo, si parla dell'Eucarestia moltissimo, giustamente, ma il battesimo è maltrattato al massimo, appunto perché secondo il clero il cristiano non deve riprendere coscienza della sua importanza, della sua dignità, della sacralità del battesimo e di tutta di tutta la dignità che gli dà il battesimo. E allora, ecco, io ho sentito il bisogno di far vedere, di far presente ai miei superiori, che nella Chiesa non ci sono superiori, poi non dovrebbero essere superiori, ma i fratelli maggiori, ma con una certa maggiore responsabilità, ma non superiori. Nella Chiesa non ci dovrebbero essere né superiori né inferiori, ma dovrebbe essere la famiglia di fratelli. Tutti fratelli. Fratelli, figli dello stesso padre. Pari dignità, e poi non solo, ma membra dello stesso corpo, Cristo, dello stesso corpo di Cristo. Cristo è la testa, e non ci sono in questo corpo diverse teste, non ci sono due teste, la testa visibile e la testa invisibile. Queste sono invenzioni nostre. Questa distinzione fra la Queste sono invenzioni clericali. L'unica testa del corpo mistico è Gesù Cristo, e basta. Tutti fratelli. E quindi io ho fatto presente ai miei responsabili, ecco, ai miei fratelli maggiori, che il battesimo dei bambini, prima di tutto, è invalido, è inefficace, perché non è fatto con la fede del proprio cuore. E i sacramenti celebrati senza fede del cuore sono magie, sono farse. I sacramenti non possono agire se non in forza della propria fede. E quando ricevi il sacramento che devi credere, in quel momento, altrimenti il sacramento è inefficace. Non serve a niente, è soltanto una farsa. Tradisce contro stomaco. Poi adesso non si nominano manco più i morti, quindi non si sa manco più a chi sta a dire la messa, non si sarà capace di... Ma poi i matrimoni si pagano, i funerali si pagano, i battesimi si pagano, le benedizioni delle case si pagano, addirittura certi preti, quando vanno a portare la comunione ai malati, si fanno pagare, pure lì, è tutto un mercimonio, in pratica, teoricamente tutto a posto, no, si tratta solo di offerte libere, volontarie, fatte dai fedeli, perché i fedeli vogliono sostenere i loro pastori. Teoricamente tutto a posto, in pratica è pagamento, pur vero e proprio spudorato. Quindi dice che la Chiesa romana si erige su questi sistemi economici. Tutto qui, le feste, i santi, le bombe, gli spari, tutto un miscuglio tra sacro e profano, le donne nude che vanno a cantare, la festa della Madonna. La sera poi le donne nude cantano e i preti, i vescovi, i preti fanno finta che protestano, che contestano, però dopo alla fine si accomoda tutto, va tutto avanti, finché la barca va, lascia andare. Dice che questa ignoranza biblica del popolo cattolico è voluta. Ignoranza biblica madornale. Ma è voluta questa da parte del... No, nella cosiddetta Chiesa romana bisogna sempre distinguere la teoria dalla pratica. Teoricamente loro continuamente favoriscono che il popolo venga istruito delle sacre scritture, ovviamente per il concilio. Prima la Bibbia era vietata, era proibita. Questo è documentato. No? Era vietata, proibita proprio, sotto pena di peccato mortale. C'è documentato questo, che la Bibbia... Sì, è un fatto storico. Ma dopo il concilio si sono vergognati di questo fatto, no? Dice, no, adesso bisogna favorire la conoscenza delle sacre scritture,
bisogna favorire teoricamente, in pratica questo succede solo in qualche comunità. Sono case iniziative singolari. Iniziative più di laici che di preti. Uh-huh. E i vescovi insomma, un po' forse dentro di loro borbottando, ma devono acconsentire, mi sono spiegato? Certo. Però in pratica la massa del popolo rimane completamente ignorante di Bibbia. Ma questo fa comodo al clero. Questa ignoranza fa conto, perché se si viene a sapere troppo, e dopo si contesta, dopo si cominciano a porre delle domande come ho fatto io, certo. E dopo si comincia a entrare in crisi. Invece l'ignorante e il non credente sono in pace. Sono spiegato? Chiarissimo. Perché certi preti non hanno crisi? Perché non se ne fregano di niente. Non per, non loro, per loro è un mestiere. Se io avessi sentito il consiglio di qualcuno che mi ha detto: don, senta a me che ti voglio bene, mangi bene e dormi. Chi te lo può fare? Mangia bene e dormi, me l'ha detto due volte. Se avessi sentito questo consiglio, se io non avessi creduto, non avessi avuto fede, io avrei ascoltato questo consiglio e sarei rimasto lì a fare il mestierante. Mi sono spiegato? Ma siccome credo, no, questo, io mi ribello a questo consiglio. Per carità, io mi ti mangio crudo se mi dai questo consiglio, brutto vigliacco che non sei altro, vuol dire che tu fai questo. Ma non si è fatto... Che non ha ceduto a queste lusinghe. Quindi la mancanza di completa conoscenza delle scritture, la mancanza della conoscenza di certa vita doppia, è comodo per loro, fa comodo. Il tradizionalismo, l'attaccamento alle tradizioni del popolo, mi sono spiegato, l'attaccamento poi, l'uniformismo, l'opportunismo, perché il popolo ha paura di essere perseguitato. Per esempio qui in questo paesino molti mi danno ragione, ma che possiamo andare perdonando anche, chi ce lo fa fare, poi saremo discriminati. I nostri figli saranno discriminati, saremo visti di malocchio, e praticamente saremo messi un po' da parte, saremo un po' segregati, messi nell'ostracismo, mi sono spiegato. Invece, dice lui ha ragione, mi ha detto qualcuno, anche l'insegnante, anche una certa... E lui ha ragione, ma adesso ormai tutto va così e noi possiamo metterci contro il fiume in piena, possiamo andare controcorrente, cioè praticamente c'è anche la vigliacca, c'è la mancanza di fede vera, mi sono spiegato, la mancanza quindi di interesse vero, e c'è anche la mancanza della personalità. Il popolo non ha personalità, non ha una personalità il popolino, e il popolino quindi non vuole essere perseguitato, non vuole compromettersi, non vuole pagare di persona. Ma non vogliono pagare niente di persona, né i vescovi né i preti, figurarsi il popolino. Mi sono spiegato. Quindi lasciamo andare, si è fatto sempre così, è andato sempre bene. Che in fin dei conti che ce ne importa? Poi nella loro ignoranza dici, ma in fin dei conti una cosa vale l'altra, mi sono spiegato. Quindi quando hanno fiducia nel clero continuano a seguire queste cose. Ma non è che abbiano fiducia nel clero, perché nel clero non hanno fiducia. Dice tanto, quello è un mestiere. Quante volte, ma pure io da prete mi sentivo dire, ma tanto questo tuo è un mestiere come gli altri. Tanti lo dicono, mi sono spiegato, io mi sentivo offeso, io mi ribellavo perché per me non era un mestiere, lo facevo con fede, con passione, con dedizione, mi sono spiegato. Ma per loro il prete è l'impiegato del culto, si va lì quando serve, come si va a un ufficio, esatto. Si paga. Per le varie pratiche. Si paga e lui mi fa quel servizio perché è un'usanza, perché io devo ottemperare a
quella tradizione, mi devo conformare a tutti gli altri, perché quello che hanno gli altri lo devono avere pure i miei figli, pure io, se no dopo che dicono gli altri, che sia sempre, sempre schiavi del giudizio degli altri, dopo gli altri che direbbero, se io mi mettessi a seguire Don Antonio, se andassi alla messa di Don Antonio, dove me lo dovrei scappare da pugni? Quanti dicono questo? Non dovrei scappare da pugnoli dopo, per carità, è come che direbbero gli altri, ecco, schiavi. Quindi senza personalità, senza vertebra, così, pecoroni. Dove va l'una, l'altra vanno, dice Dante. Come le pecore escono dal chiusa, una, due, tre. E che poi non sono interessati veramente al problema. Anche i giovani di Cuglioli, per esempio, mi danno ragione tutti, quasi tutti, solo a qualche bigotto. Ma pochi, ma tutti gli altri mi danno ragione, ma adesso non interessa il problema religioso, non interessa per niente, perché sono cresciuti in una religione di tradizione, di indifferenza in pratica, di freddezza totale. Ma la religione è vista solo come un assolvimento. Insomma, si assolvono alcune pratiche, alcuni doveri. La messa della domenica per tanta gente è un dovere da fare, si assolve a quel dovere perché non si può mai sapere questo Dio, capito? Non può sempre servire, può sempre esistere, non si può sapere. E questo è tutto. E questa sua determinazione quindi dall'autorità, quindi come viene vista oggi? Questa sua determinazione nel far emergere la verità della Bibbia? Io al principio ero una mina da Dante, allora si erano allarmati. Quando hanno visto che al popolo non ne fregava niente di questi problemi, allora si sono riassicurati. No, allora lasciamolo stare, la mina si è arenata, non è più pericolosa. Perché hanno visto che il popolo è indifferente, segue le tradizioni, non vuol sapere di altro, non gli importa, questi problemi non li vuole affrontare la gente, mi sono spiegato. E se tu dovevi parlare, si arrabbiano, ma non vogliono sentire parlare, nemmeno. Non vogliono vedere i volantini, niente, non vogliono niente. Mi rispettano, mi vogliono bene perché mi conoscono da piccolino. Sanno che la mia vocazione nasce dall'infanzia. Io quando ero bambino facevo gli altarini, dicevo la messa, chiamavo tutti i bambini a pregare con me. Cioè da piccolo mi chiamavano, i vecchi ormai sono morti. Ma da piccolo, ma i miei coetanei se lo ricordano. E mi chiamavano Lupe Tucci, da piccolo. Mi sono spiegato, proprio c'ho questa vocazione proprio forte. La mia famiglia non era affatto religiosa. I miei non andavano mai in chiesa, era una famiglia di commercianti, di grande commercio. Niente, la chiesa è. Tant'è vero che quando mi vedevano in chiesa, tutto in preghiera, tutto assorto in preghiera, la gente dice, ma da dove riesci tu? Da quella famiglia di diavoli sei uscito tu, mi dicevano, questo spiegare. Quindi è una vocazione proprio vera, in cui vedo la vera mano di Dio, ci vedo. Ma essi mi vogliono bene, mi rispettano, mi chiamano ancora Don Antonio, con tutti, questo spiegato, ad eccezione qualche fanatico, bigotto fanatico, ma spregevole, e appunto perché i fanatici sono tutti spregevoli. Ma allora gli altri mi rispettano, però no, dice, fino a comprometterci, però no. Ah no, ma il problema religioso, no, no, non vale la pena di comprometterci, sì. Non vale la pena, mi sono spiegato? Non è un problema per il quale occorre soffrire, no, ma è un problema superficiale, sì. Lei ha provato ancora recentemente a portare l'attenzione così del clero, della gerarchia vaticana, questi fatti, queste sue riflessioni bibliche, queste conclusioni? No, ho visto che sono completamente restii, sì. chiusi. No, non possono, loro sanno, loro si rendono conto che il mio problema per loro è un problema di vita e di morte. Il battesimo degli adulti per loro è un problema di morte, significa che il Vaticano deve rinunciare, tutto l'alto clero specialmente, tutto il clero, deve rinunciare alla potenza, ad essere una casta potente, prestigiosa, e cioè devono rinunciare alla Chiesa clericale,
per ricominciare la Chiesa democratica, famiglia. Ma allora questo discorso non ci stanno, non ne vogliono sapere. Esistenza stessa dello Stato Pontificio. Quindi... Lo Stato Pontificio è ancora Stato. Hanno perso la Romagna, l'Emilia, l'Umbria, il Lazio, le Marche, i territori, ma il Vaticano è ancora uno Stato. Okay. È uno Stato. Se io voglio andare a parlare col Papa non mi ci fanno parlare perché è irraggiungibile, solo i capi di Stato possono andare da lui. Se io voglio andare a parlare di un problema pastorale, no, no, ma il capo di Stato a parlare di politica, sì, quindi vedi che è un capo di Stato politico camuffato di religione. Uh-huh. Quindi ha più un ruolo politico che religione. Certo, ma sempre imperatori sono stati papi, imperatori. Bonifacio VIII addirittura un giorno si vestiva da papa e un altro giorno si vestiva da imperatore. E dopo di lui, e dopo di lui, quanto Marciume, dopo di lui, prima di lui, Bonifacio VIII. Quel povero Celestino V era un eremita che ci credeva veramente a Gesù Cristo e accettò per il bene della Chiesa, accettò di diventare papa, lui in buona fede, ingenuo. Dice per il bene della Chiesa. Tutte Lazzarone ci stavano là, cardinali Mascalzone, figli di potenti, di principi, tutti là, tutti simoniaci, mi sono spiegato. Allora non potevano fare il Papa a Viterbo, addirittura erano anni che si poteva fare il Papa, perché criticavano tra di loro per arrivare al potere, tutto un fatto di potere, le famiglie nobili tra di loro, capito? Allora quel povero Celestino quindi, un eremita che ci credeva, accettò. Dopo due mesi se ne scampò via quell'urituba che stava lì, poveretto, inorridito, se ne scappò. E Bonifacio VIII, per paura che i suoi nemici, le famiglie potenti, rivali, lo riabilitassero, e lo fece arrestare nel suo castello di Fumone, cioè spiegare, e si dice che dopo lo abbia fatto pure uccidere, o morire di fame, non so, si dice. Comunque certo lo fece arrestare e se lo tenne in carcere nel suo castello irraggiungibile per paura di perdere il trono, che le famiglie rivali, potenti, lo riabilitassero per contrastare lui. Capito? Il grande papa del primo giubileo, che inventò il primo giubileo per convogliare tutti i soldi del mondo verso Roma. Quindi ogni scelta è sempre finalizzata da interessi economici. Purtroppo la gente non sa niente. Non si rende conto di cosa sta Non si rende conto, la gente guarda solo la facciata.